L'arte della forgiatura di forbici e coltelli rimane un simbolo di Frosolone per l'ingegno di pochi maestri artigiani. Vediamo. Cosa sta facendo? Cosa sta preparando? E adesso stiamo cominciando a fare la forgiatura, l'antica arte di forgiare le lame, praticamente di dare la forma alle lame. In questa specifica sede realizzeremo un paio di forbici, partendo da una barra di acciaio grezzo, insomma, riutilizzando la tecnica antica dei nostri avi, dei nostri nonni, con cui insomma loro lavoravano. Lei immagina di Frosolone. Sì. Frosolonese verace. La sua famiglia ha una lunga tradizione nelle forge e nei coltelli. Io sono la quinta generazione della mia famiglia, di coltellinai, e da qualche anno ho imparato la tecnica della forgiatura delle forbici, perché era un'arte che stava andando persa, perché c'è rimasto solo un mio zio, novantenne, e quindi dopo di lui insomma, sarebbe andata perduta questa tradizione. E allora io e un altro mio zio abbiamo deciso di portarla A avanti. Frosolone quante sono le aziende che ancora producono questa roba? Aziende che a livello, diciamo, semi-industriale ce ne sono ancora, 4-5 a livello, insomma, importanti ce ne sono ancora. Poi ci sono vari artigiani che ancora producono coltelli a livello artigianale, quindi riutilizzando le tecniche che si utilizzavano una volta. Sant'Elena era, diciamo, lo smercio dei coltellinai Frosolone, perché anticamente i coltellinai Frosolone portavano i coltelli qui a Sant'Elena, e poi i sant'elenesi, che erano espatriati dal loro paese, erano andati altrove, quindi Roma, Napoli, aprirono le coltellerie, aprirono le arrotinerie, le coltellerie, e vendevano insomma i prodotti di Frosolone. Ma quest'arte continuerà a Frosolone o cambieranno proprio i tempi? No, adesso ci sta lo stampaggio. Ma da parecchi anni lo stampaggio, la pressa, Con le mani, sì, una macchina, che la mette sotto e fa presto. Questi hanno un altro valore, quelli che fate a mano. No, ma mica si fanno più. Sono minimo 70 anni che non si fanno più. Hanno detto che voi che fate i coltelli a Frosolone e gli arrotini di Sant'Elena siete parenti, in che maniera? Siamo legati a loro, perché loro hanno avuto il coraggio di uscire fuori e di mettersi a fare la routine.